Ciao a tutti! Che ci faccio con un trapano in mano? Oggi voglio farvi un video molto particolare, infatti voglio spiegarvi come imbobinare correttamente il mulinello e per farlo sto utilizzando uno strumento davvero particolare che costa poco ma che vi aiuterà a risolvere un sacco di problemi. Imbobinare il mulinello sembra una cosa semplice ma in realtà non lo è e molte persone se lo fanno fare dal negoziante e quindi bisogna imparare a farlo. La cavia di oggi è il mio nuovo mulinello da spigole. Ogni anno per Natale mi compro un nuovo mulinello da spigola e anche quest'anno mi sono preso il nuovo Fuego della Daiwa, che secondo me è il mulinello che ha il miglior rapporto qualità-prezzo per il nostro mare. Non vi farò un unboxing perché in realtà il mulinello già l'ho aperto. Comunque, quando aprite un mulinello, nella scatola trovate ovviamente il corpo del mulinello con la sua manovella, un sacco di scartoffie. Queste non le buttate, conservatele perché potrebbero servirvi qualora perdesse un pezzo del mulinello e vi serve il numero seriale. E infine c'è una sempre una piccolissima bustina con delle rondelline. Queste conservatele, vi spiego ora a cosa servono. Dopo aver tolto tutte quelle protezioni che erano intorno al nostro mulinello ed avvitato la manovella, non ci resta che imbobinare il mulinello. Abbiamo due modi per farlo. Se combattiamo dei pesci grandi che ipotizziamo possono sbobinarci tutto il mulinello, a quel punto siamo costretti a comprare un sacco di filo e imbobinarlo tutto quanto e quando il mulinello è pieno tagliare. E non sempre vale la pena farlo. Quello che faccio io, soprattutto per pescare pesci di normali dimensioni come le spigole o i pesci serra che so che non mi sbobineranno mai tutto il filo, è quello di mettere prima un fondo molto economico e poi un filo trecciato, in questo caso 135 metri di delle 13 libbre. Il problema è questo, ma come facciamo a mettere prima il fondo e poi il trecciato senza sapere quanto bisogna metterlo? Ed è proprio qui che il nostro magico strumento ci viene ad aiutare. Ovviamente tutto si può fare anche senza trapano e senza strumenti strani, bisogna schiavizzare qualcuno, solitamente un familiare che non è molto contento della cosa, e poi passare quasi un'intera giornata a riavvolgere il filo per poterlo poi rimbobinare sul mulinello. Non so se ne valga la pena. Allora, dopo aver installato il nostro mulinello su una qualsiasi canna e dopo aver messo il nostro aggeggino o nelle mani di un familiare o nel trapano oppure in una morsa, che è quella che utilizzo io, andiamo a mettere la bobina del filo. Grazie a queste due molle possiamo regolare la tensione ed è molto importante che noi lo andiamo a imbobinare con la tensione giusta, perché se è troppo lento le spire rimarranno poi lasche e nel momento in cui andiamo a recuperare il primo pesce creeremo dei grandi disastri. Leghiamo il filo con un semplice nodo scorsoio. A questo punto non ci resta altro che recuperare. Allora, una volta che abbiamo cominciato a recuperare, facciamo circa una cinquantina di giri. Dopodiché ci fermiamo e controlliamo il modo in cui il mulinello è imbobinato. In questo caso, poniamo che il mulinello abbia imbobinato troppo in alto. Cosa dobbiamo fare? È qui che intervengono le nostre rondelline. Dobbiamo infatti smontare la bobina ed aggiungere una rondellina. Se invece accadesse il contrario, quindi il mulinello imbobina verso il basso, dobbiamo togliere una di quelle rondelle che già si trovano dentro. Una volta che abbiamo sistemato tutto quanto, continuiamo il recupero. Ci siamo quasi, il filo è praticamente finito, allora faccio gli ultimi metri con calma senza far rientrare il filo all'interno della canna. Il passaggio successivo è davvero semplice, dobbiamo infatti prendere il filo che andrà sul fondo e andarlo a sostituire qui dentro. A questo punto faccio un nodo davvero semplice per unire trecciato e filo di nylon e continuo a recuperare finché non vado a coprire tutto il mulinello, che vedete ora al momento non è coperto del tutto. Eccoci qua, ora possiamo dire che il mulinello è riempito come volevamo noi. In effetti vedete non c'è né filo in eccesso né tantomeno manca del filo, cosa importantissima. Vi ricordo che se manca del filo lanceremo meno di quello che possiamo, se invece c'è del filo in eccesso quello che accade è che faremo dei nodi, delle parrucche quando andiamo a lanciare e recuperare. Ora siamo quasi a metà dell'opera, però c'è un piccolo problema. C'è il filo di nylon sopra e il trecciato sotto e dobbiamo invertirlo. Se avessimo un'altra bobina sarebbe semplicissimo, basterebbe montare la bobina nuova e rimbobinare il tutto, ma non possiamo farlo. E quindi cosa facciamo? Allora, smontiamo il nostro magico alberino e possiamo o tagliare il filo di nylon lì dove ci serve oppure mettere un segno. Io di solito metto un segno con un pezzo di nastro isolante. Perfetto, una volta col segno, finalmente possiamo utilizzare il trapano. Montiamo il tutto e recuperiamo il filo tramite il trapano. Siete pronti? Ora comincia la parte divertente. Mi raccomando, aprite l'archetto del mulinello. Pronti?
In 3 secondi già ho finito, sono arrivato al tracciato, a questo punto tolgo il nodo e faccio la stessa cosa col tracciato. Dopo tutto questo procedimento, in realtà è come se non avessimo fatto nulla, ma abbiamo fatto qualcosa di molto importante. Per prima cosa abbiamo sistemato le rondelle nel mulinello che ora imbobina correttamente e soprattutto abbiamo individuato quanto filo di fondo dobbiamo andare a mettere. Ovviamente se voi fate questa cosa con un'unica bobina grande, non vi serve fare tutto questo lavoro, basta solamente andare a correggere gli spessori all'interno del mulinello, e questo lo fate dopo una cinquantina di giri. Se entra tanto tanto filo, non c'è bisogno di sbobinare tutto, rimbobinarlo, anche perché la variazione sarà minima, ma dovete accorgervene subito, se no dovete rifare tutto questo lavoro. Ora che siamo arrivati a questo punto, cosa dobbiamo fare? Imbobinare prima il fondo e poi il tracciato. Stavolta non uso la morsa, uso direttamente il trapano, anche perché funziona benissimo lo stesso e riesce a reggere il peso. Dopo aver fatto il nodo del nylon sul mulinello, dobbiamo soltanto recuperarlo, prestando attenzione solo a un piccolo dettaglio. Quel baffettino di filo che abbiamo tagliato, dobbiamo riuscire a coprirlo di filo quando andiamo a recuperare. A proposito, potete anche utilizzare mezza canna se la canna è due pezzi, utilizzando soltanto il primo anello. Nell'altro caso, se avete una monopezzo, utilizzate tutta la canna. Perfetto, siamo arrivati al nostro segnale. Adesso tagliamo e facciamo un bel nodo con il tracciato. Finiamo di recuperare il tracciato e abbiamo finito. Eccoci qua, dopo un po' di monta smonta, finalmente abbiamo imbobinato il nostro mulinello. Lo so, è un pochino laborioso, però per fare un lavoro fatto bene bisogna perderci un pochino di tempo. Spero di esservi stato utile, di avervi aiutato, ma soprattutto di avervi fatto vedere uno strumentino che io sinceramente, utilizzandolo da 2-3 mesi, posso dire che mi ha dato una grandissima mano e soprattutto ha tolto un po' di rogne a tutti i miei familiari. Vi lascio il link di Amazon di questo, che costa una cavolata, e mi raccomando, se avete qualche altro consiglio, qualche cosa che voi fate per imbobinare correttamente un mulinello, scrivetelo pure nei commenti. Ci vediamo alla prossima. Ciao!